Il caso di Antonio Attianese, di cui vi stiamo raccontando in questi giorni, non è purtroppo il solo di cui Telenuova si è occupata negli ultimi mesi. L'uranio impoverito ha colpito duramente tanti altri militari, tra cui Francesco De Angelis. Il carabiniere, sempre in prima linea nelle operazioni anticamorra, ammalatosi per via delle sostanze nocive entrate nel suo corpo durante le missioni che l'hanno visto protagonista in Bosnia, Albania e Kosovo. La guerra nei Balcani gli ha lasciato in eredità altre due guerre personali da vincere, quella della dignità oltre che quella della malattia. Quella della dignità che riguarda il risarcimento per quanto subito e soprattutto di vedersi riconosciuti i propri diritti, la causa di servizio. Quando si vede le speranze pare che sono poche, perché comunque siamo stati pure il 21 marzo a Roma a manifestare i nostri diritti e non abbiamo visto nessuno, tranne che io ho visto l'onorevole Ciriel vicino a me, a fianco a me, per sostenermi, dove lui ha presentato un'interrogazione parlamentare per noi, una persona molto sensibile nei nostri confronti, per farci riconoscere i nostri diritti. Ma la vediamo difficile, ecco, vedendo Antonio ancora oggi in quelle condizioni, che ancora oggi non mi vengono dati tutti i diritti. Io non ho avuto nemmeno niente, proprio, io ho avuto zero di zero riconosciuto, perché a me mi è stato risposto che non mi veniva riconosciuta la causa di servizio perché non ci sono i presupposti di legge. Non li so quali fossero questi presupposti di legge. Io conosco una legge che ho avuto la malattia primaria al polmone. L'ho scoperta grazie al mio lavoro per fare il carabiniere, ho scoperto la malattia grazie a Dio. Poi ho la seconda al cervello. E va bene, abbiamo risolto pure il cervello, ma adesso ce l'ho all'osso sacro. E il Dio mi aiuta pure all'osso sacro. Devo combattere e arrivare per tutti noi malati e per quelli che non ci sono più, ad ottenere il nostro diritto. Costretto a curarsi, prendendo numerosi farmaci, sottoponendosi a interventi chirurgici e a continui esami diagnostici invasivi, Francesco De Angelis si preoccupa oggi, più che di lui, della sua famiglia, di chi gli sta accanto. Noi non vogliamo tutto quello che dobbiamo avere. Sediamoci a un tavolo, arriviamo pure a un patteggiamento. Si capisce che siamo tanti. Però dateci quello che ci fa vivere bene e dignitosamente fino a quando il Signore non dice è finito il tempo e ve ne dovete venire, per noi e per le famiglie nostre, perché io per curarmi andiamo a intaccare la famiglia, l'equilibrio della famiglia. Già come malato è insopportabile, per il resto noi dobbiamo intaccare i problemi pure familiari, economici della famiglia. Controllo, medicine, TAC PET, risonanza magnetica, sono tante cose che noi comunque siamo costretti a fare. La forza di Francesco è racchiusa in una frase: l'affetto della famiglia, degli amici e dell'arma non mi mancano. Se lo Stato è assente e non dà risposte sulla situazione che riguarda Francesco De Angelis e tanti altri militari malati e nelle sue stesse condizioni, ci sono persone, fortunatamente, che mostrano la propria vicinanza quotidianamente. Gaetano e altri colleghi, comunque alla fine amici e colleghi e tutto il resto, è la scala gerarchica, lo dobbiamo dire, dell'arma che mi sta vicino, mi segue moralmente, mi sta tanto vicino moralmente, per quello che può fare, riesce a fare l'arma, mi sta vicino.